27 marzo 2014, una data che potrebbe diventare storica. Quel giorno, infatti, la Corte di Giustizia europea si esprimerà sull'abuso dei contratti a termine, che da decenni vengono prorogati illegittimamente ai danni dei lavoratori italiani del pubblico impiego. Questa volta sì che ce lo chiede l'Europa, ed è già troppo tardi. A gennaio, infatti, una sentenza e un'ordinanza della Corte di Giustizia hanno dichiarato illegittima la legge italiana in quanto non conforme alla direttiva europea 9970. Questa direttiva vieta che vi siano discriminazioni tra lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato che svolgano le stesse identiche mansioni. Molto probabilmente il 27 marzo l'Italia verrà condannata dall'Europa a pagare una multa di almeno 10 milioni di euro. L'unica soluzione a questo punto è la stabilizzazione immediata dei circa 250.000 precari della scuola, della sanità e degli enti locali. Ed è proprio questo che noi chiediamo al governo Renzi, e lo facciamo con la nostra mozione, che verrà discussa in aula alla Camera a partire da lunedì prossimo. Con questa mozione sfidiamo Renzi a mantenere per una volta la parola data, a stabilizzare finalmente i 250.000 precari della pubblica amministrazione e ad adeguare la normativa italiana alla direttiva europea. Noi continueremo la nostra battaglia anche nelle piazze, a fianco dei precari della scuola, che manifesteranno l'11 aprile con uno sciopero nazionale. Se governerà Salvini! Noi del Movimento 5 Stelle saremo al loro fianco, riporteremo la loro voce nelle istituzioni e chiediamo a tutti voi di tenere alta l'attenzione e di passare parola.